siamo nati nel 2015, siamo alla quinta stagione. L'obiettivo era quello di portare i migliori giovani talenti italiani e giapponesi nella miglior condizione per le Olimpiadi di Tokyo. Il 2019 è un anno importante perché torniamo al giro. Un applauso per la Nippo Vini Fantini Faizane! Nippo Vini Fantini Faizane received a wildcard invitation to the Giro d'Italia for the first time since 2016 and are one of three Italian teams competing at home. L'Italia è la culla del ciclismo. Oggi siamo rimaste quattro squadre professional e quindi l'importanza della Nippo Vini Fantini nel ciclismo italiano è davvero grande, sia perché siamo rimasti in pochi, sia perché siamo l'unico forse progetto italiano con un vero respiro internazionale. Il Giro d'Italia per uno sponsor italiano rappresenta la vetrina per cui investire nel ciclismo, quantomeno a livello title sponsor. Per una squadra italiana non fare il Giro d'Italia è, diciamo, uno spartivia tra vivere o morire. With this being the final year that race organizers can independently select wildcards, Italian pro continental teams will find it harder to be picked for the Giro. 2020 sees UCI reforms, which gives the top two ranked pro Conti teams first refusal on the Grand Tour places. Ad oggi, per partecipare a un grande giro, gli organizzatori hanno a disposizione quattro wild card, perché 18 squadre sono le World Tour che ci vanno di diritto e dovere. La riforma UCI 2020 è molto caldo come tema in questo momento durante il Giro d'Italia, perché abbiamo chiesto come professional una revisione. Qualora i World Tour diventino 20, oppure qualora ci sia una classifica professional che premia le prime due dandogli il diritto e dovere di partecipare ai grandi giri, implicherebbe la morte di tante professional, perché gli organizzatori avranno la metà delle wildcard disponibili nei grandi giri. Dunque noi professional avremo la metà dell'opportunità di parteciparci. With the reforms due to come into effect next year, it's all the more important to prove what teams at that level can do, as Sho Hatsuyama demonstrated by attacking in the opening kilometer on stage 3. One intrepid soul just heading clear of the field. No other riders interested in investigating their opportunity to get out front. Proud moment for the Japanese rider who was given his head by the peloton. They were allowing him to take as much of an advantage as he required to spend the day out front. Dans la réunion, n'est pas expliqué d'attaque tout seul. Les Japonais à l'attaque à Tour d'Italie. And only he will know how tired he is right now, but he looks pretty good. Non era il programma di attaccare da solo, ha deciso ed è bello che abbia il suo momento di gloria. Where's the next attack coming from? I think he looks as if he's resigned to his fate. Time to take a drink and accept. The Japanese rider was caught with 75 kilometers to go on a day where the peloton decided to rest their legs in anticipation of a bunch sprint finish. Ah oui, d'accord. Ça n'arrive pas souvent d'être seul en tête dans le Giro, voilà.